Benvenuti al Centro Sportivo La Coccinella per questa terza giornata del campionato di Serie D, nel quale si affrontano il Lele Nettuno e l'Arena Cicerone. Primo pallone giocato dal Lele Nettuno. Allora Herrera. Herrera dentro per Scarpetti, prova ad andare via Scarpetti. Ancora Scarpetti, la parata da parte di Testa. Ancora Trocchia che ha spazio davanti a sé. Prova ad andare via Trocchia. Trocchia ancora a sinistro, Fontemaggi. Respinge, risponde subito l'Arena Cicerone. Poi Novara ancora. Verticale per Scarpetti che trova il buco per inserirsi. Scarpetti esce. Testa e lo ferma, che arriva da dietro. Scarpetti va via dentro centrale. Scarpetti, palla fuori. Dov'è? Pallone intercettato da Pace. Pace il sinistro, palla fuori. Pallone dentro per Moroder. Moroder, raddoppiato Moroder, mette dentro, pallone che filtra, arriva Novara, rimpallato, ma c'è ancora il sinistro vincente di Pace che sblocca il match. Marco, rimani largo! Scarpetti prova il destro, la traversa di Scarpetti. Ancora Novara, caparbiamente, dopo aver perso il pallone lo riconquista. Ma ora bella azione, Novara il sinistro, palla in rete. Sfonda subito il Lele Nettuno, 2-0 Novara. Palla sanguinosa della Miglia, appoggia, pallone dentro, Testa. Valeriano stoppa il pallone in qualche modo e tira di destro, respinta, e poi Fontemaggi ci prova a tenerla viva. Niente da fare, accorcia le distanze l'Arena con capitan di guida. Gara che ora sarà più vivace rispetto al primo tempo. Scarpetti prova il tiro, Testa mette in calcio d'angolo per Valeriano, pallone preso al volo, Fontemaggi. Scarpetti si allunga il pallone, poi in qualche modo se la cava la formazione, poi Scarpetti, esce Testa che devia il pallone che filtra. Pace controlla, ancora Moroder, la puntata, la respinta di Testa. Valeriani imperato, prova a vincere un rimpallo e col sinistro va a segnare. Piakov, Scarpetti per Novara, sinistro, Testa, la respinta. Pallone dentro, tutto solo, Scarpetti, che occasione. Finisce però, non c'è tempo. Sfida che termina sul 2-2 tra Lele Nettuno e Arena Cicerone. Da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu, un saluto a tutti voi.